Ciao a tutti, bentornati. Appuntamento fisso mensile con le beauty box di Look Fantastic. Mi è arrivata oggi la box, in realtà è arrivata un po' in ritardo rispetto al solito, vabbè, mi immaginavo, vista la situazione, vista le spedizioni, quindi è già tanto che mi sia arrivata. E il colore tra l'altro è meraviglioso, ho scoperto di avere un debole per il lilla, cosa che io prima odiavo, era un colore che io detestavo, invece adesso ho davvero un debole per questo colore, mi piace un sacco. Questo qui è il contrasto, quindi anche lei entrerà nella collezione delle mie fantastiche scatole. L'andiamo ad aprire, in realtà non l'ho ancora aperta. All'interno il solito pacchettino, il solito Deprian, dove appunto c'è la descrizione di tutti i prodotti. E andiamo ad aprirla. Non so perché qui c'è, eccola qui, non so perché qui c'è questa la parte della, diciamo, della confezione. Vabbè, comunque è venuta fuori. Bene, allora vi faccio una panoramica generale di quello che c'è all'interno della box. Ci sono chiaramente come sempre 6 prodotti all'interno e nel Deprian viene spiegato anche tutto quello che trovate all'interno della box. Come sapete io ho fatto l'abbonamento per 6 mesi, questa è la quarta box che mi arriva, perché una tra l'altro facendo un abbonamento per 6 mesi vi arriva una box diciamo in omaggio. Tra l'altro a breve, spero mi arrivi presto, ho acquistato una beauty box in edizione limitata, che non vedo l'ora che mi arrivi, appunto per Pasqua, un'edizione limitata di Pasqua, quindi sono in trepida attesa. In ogni caso, concentriamoci sulla box di aprile. Allora, partiamo subito da questo prodottino piccolino, che è innanzitutto ho bisogno del Deprian per capire di quello che stiamo parlando, perché è tutto scritto in inglese, quindi potrei non capire quello che c'è. Allora, questo qui è un tonico, è dell'azienda Ernolaslo, non lo so pronunciare questo brand, ed è questa... Questo tonico qui, ditemi voi come si pronuncia, che non lo so pronunciare, aiutatemi voi perché non ho idea di come si pronunci. E, allora, questo qui è un tonico idratante, tra l'altro la versione da 15 ml, ho intravisto sul sito questo tonico in versione full size, costicchia davvero tanto. Tra l'altro Look Fantastic è bastarda, perché chiaramente mandandomi le mini size io poi mi innamoro e voglio comprare le full size che costano un occhio della testa. In ogni caso è un tonico idratante per pelli secche, idratante e perfezionatore di pelle. Speriamo che sia così. Altro prodotto è una palette della Bella Pierre, la Peach Blossom, che è questa qui. Non conosco questa azienda in realtà, non ho mai provato nulla di questo marchio, l'ho sentita nominare, ma non conosco. Ha queste colorazioni bellissime, molto primaverili, da questa scala di arancioni completamente shimmer, a parte questo arancione che è un po' più opaco. Andiamo a sbocciare così capiamo un attimino di quello che stiamo parlando, ci facciamo un'idea di quello che... Ah, ok, wow, molto molto belle. Questo qui è lo swatch dei prodotti, forse non si vede perché chiaramente la luce mi è nemica, però le trovo molto molto luminose. Trovo che questo gold sia molto luminoso, anche questo arancio un po' shimmer è molto bello. Questo qui lo trovo infatti anche molto molto bello anche lui, ma manca l'arancione che non ho swatchato. Ah, eccolo. Quindi questi sono gli swatch, forse non si vede molto bene il primo, subito dopo l'arancione, che è questo qui. Essendoci riflessi, diciamo, le ring light non aiutano per niente, però spero che insomma si veda un po' meglio. Molto molto interessante questa palette, adesso le mani sporche, mi dovrò lavare le mani un attimino. Poi all'interno troviamo una crema corpo della Ameliorate, la Transforming Body Lotion da 30 ml, ed è questa. Non conosco questa azienda, non so dirvi nulla a riguardo, e vi dirò, non ho idea. Poi all'interno troviamo una cosa che secondo me è molto utile, ed è una pinzetta per sopracciglia del brand The Vintage Cosmetic. Io apprezzo molto perché le perdo di continuo e compro, perdo e compro di continuo pinzette, quindi per me va benissimo. È molto molto carina, è tutta rosa con il nome del brand. Bella, molto molto bella.
E vi farò sapere, perché le pinzette per sopracciglia sono importanti, cioè non sono tutti uguali, trovo che quelle parecchio scadenti non vadano bene, ecco, quindi è anche utile che sia una buona pinzetta. Un'altra cosa utile secondo me che c'è all'interno è questo scrub corpo, ed è la Mind 10 Body Skin, ed è uno scrub al caffè. Io sono una di quelle che non vado molto alla ricerca di scrub per il corpo, quindi trovarle in una box trovo che sia molto gradito e molto utile. Poi, vista l'estate, uno scrub per andare ad eliminare tutte quelle cellule morte, azzeccatissimo, e penso vada bene per tutto il corpo e anche per il viso. In più poi il caffè fa molto molto bene a stimolare la circolazione, quindi proveremo molto 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 volentieri. Ultimo prodotto all'interno della box è una maschera, ed è una maschera viso, ed è la Star Skin, ed è questa qui che ha tra l'altro due fasi. Io ne ho provate due di questa azienda e sono molto 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 valide, perché vedo che c'è la fase 1, che dovrebbe essere questa qui, dove c'è un estratto di camellia oil pure, e poi dopodiché poi va applicato, credo, la maschera in tessuto. Quindi prima va applicato l'olio, e successivamente a tenerlo, credo, per qualche minuto, e successivamente la maschera. Questa qui mi incuriosisce un sacco, anche perché voi sapete io adoro le maschere in tessuto, tutte queste cose un po' così mi piacciono tanto. Poi questa azienda è molto 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 valida, e quindi sono molto curiosa. È una maschera nutriente e illuminante, quindi proprio come piace a me. Questa era la box del mese di aprile, spero che vi sia piaciuto quello che c'era all'interno. Io posso ritenermi soddisfatta di quello che ho trovato all'interno della box. Tra l'altro ho un sacco di idee in testa, un sacco di video che voglio girare, anzi piuttosto iscrivetevi al canale se non siete iscritte per non perdervi i prossimi video, mettetemi like se i miei video appunto vi piacciono, e nulla, vi mando un bacio come sempre e ci vediamo al prossimo video, ciao!